Voglio parlarvi un attimo di colore. Questo video sarà un po' diverso dal solito e dovrò spiegarvi un po' di teoria. Voglio subito mostrarvi qual è il problema. Allora, questa è la finestra di Blender, la sto riprendendo con un telefono per i motivi che vedrete e faccio un render. Questa finestra con il render contiene esattamente lo stesso contenuto, posso notare che i colori sono gli stessi della finestra che abbiamo in anteprima di rendering. Ora questo file lo salvo e lo apro invece in Photoshop. Ecco qui il medesimo file aperto in Photoshop. Vi metto vicino la finestra con il render di Blender. Allora, potete vedere che il file aperto in Photoshop è diverso. Notate i quadratini, ve li sto mostrando con il telefonino proprio perché è qualcosa che sul monitor potrebbe cambiare. A sinistra abbiamo l'immagine aperta in Photoshop e qui c'è la finestra di Blender. Vedete che i colori sono diversi? Perché uno potrebbe dire va bene, per qualche motivo sono diversi, forse dipende dal programma con il quale li apro. E infatti proviamo a fare una prova. Questo è Clip Studio Paint. Ho aperto lo stesso file. Per Clip Studio Paint è identico a quello di Blender. Forse qui nel telefonino vedete qualche differenza, ma vi assicuro che è lo stesso. Infatti, lo si può notare soprattutto in questo bordo, che qui non c'è una gran differenza tra i quadratini verdi e gialli che compongono i due lati. Mentre invece in Photoshop vedevamo chiaramente che c'era una differenza. La vedete questa differenza? I colori sono molto più sbiaditi. È lo stesso file, eh? L'ho semplicemente salvato da Blender e l'ho aperto con Photoshop e con Clip Studio Paint. E uno dice: potrebbe essere che Clip Studio Paint abbia delle impostazioni del colore diverso, forse non fa caso ai profili colore. Allora, invece, questa è un'illustrazione che ho fatto direttamente in Clip Studio Paint. C'è una certa differenza tra questi due verdi che probabilmente il telefonino non vi mostra. Comunque, questo è un file creato in Clip Studio Paint. E questo è lo stesso file aperto in Photoshop. Ho spostato leggermente la finestra di Photoshop per mostrarvi che i due file sono assolutamente uguali. Quindi avevo prima una differenza con questa immagine, avevo una differenza tra Photoshop e Clip Studio, che sono due programmi diversi. Mentre invece con quest'altro file non ho alcuna differenza tra Photoshop e Clip Studio. Come mai queste cose? E aggiungo un altro elemento. Ora rivediamo un attimo queste due immagini che sono come me la mostra Photoshop e come me la mostra la finestra di Blender. Sono appunto diverse. Sposto il tutto su un altro display, quindi trascino le finestre e le porto su un altro display. Su questo display i due file sono uguali. Li vedo assolutamente uguali. Fidatevi di quello che vedete da questo video, ma i due file sono uguali, sono gli stessi file che prima erano diversi sulla mia Cintiq, adesso si trovano su un altro display, sono tutti display perfettamente calibrati, però Photoshop e il file di Blender sono sullo stesso schermo, sono uguali. Nel momento in cui Photoshop e il file di Blender sono sulla Cintiq, i colori sono diversi. E la Cintiq è uno schermo di qualità molto più alta rispetto a questo che è uno schermo qualsiasi. Quindi queste cose perché succedono? Se lasciamo che sia il caso a governare il perché delle cose e non sappiamo come mai, possiamo anche dirci va bene, mi accontento del fatto che i colori sono diversi, però vi ho appena mostrato un esempio nel quale invece due programmi ai quali semplicemente avrei potuto dire ah vabbè, si vede che mostrano i colori diversamente i due programmi e invece no. Con quest'altro file, Clip Studio Paint e Photoshop, li mostrano perfettamente uguali e ovviamente sarebbero uguali anche spostati sull'altro monitor. Quindi per riuscire a capire bene il perché di queste cose e soprattutto per capire come mai, se voi avete un buono schermo, potreste trovarvi con risultati peggiori che non ad avere un pessimo schermo, bisogna capire un po' di teoria prima. E quindi perdonatemi se vi devo fare un po' di teoria, però è fondamentale.
Il problema principale sta nel fatto che esistono in commercio dei monitor normali e dei monitor cosiddetti wide gamut oppure ad ampia gamma. I monitor normali riescono a rappresentare una certa quantità di colori attraverso il mescolamento di tre colori fondamentali. La stessa cosa ovviamente anche per quelli ad ampia gamma, però in pratica i display ad ampia gamma sono capaci di mostrare dei colori molto più brillanti. Già da questo esempio potete notare i verdi e i rossi a destra che sono più brillanti. Se si va a guardare le specifiche della Cintiq che avete visto nel filmato, c'è questa informazione: spazio colore Adobe RGB, rapporto di copertura 99%. Se andiamo a guardare le specifiche di un iPad, per quanto siano un po' più nascoste, però abbiamo questa voce generica ampia gamma cromatica P3. Se guardiamo un altro marchio come Huion, nelle specifiche ci dicono la gamma di colori a 120% sRGB. Tutte queste informazioni vengono presentate sui dispositivi di una certa qualità. Se voi nel vostro monitor non riuscite a trovare questa informazione, significa che probabilmente non è un monitor di buona qualità. Per riuscire a capire, come vedete, qui dice 120% sRGB, qua dice Adobe RGB e poi dice rapporto 99%, in quest'altro ampia gamma cromatica molto generico. P3 cosa significa? Perdonatemi se torno molto indietro. Vediamo un attimo cosa vuol dire mettere qualcosa dentro un computer, perché quello che stiamo cercando di fare è rappresentare dentro a un computer dei colori. Ci hanno insegnato che è capace di capire solo due cose, 0 e 1. Anzi, in realtà li abbiamo chiamati noi 0 o 1. In realtà il computer è una serie di interruttori che possono essere accesi o spenti. E possiamo dargli il nome 0 o 1 al fatto che sia acceso o spento, ma è una nostra convenzione. Avendo a disposizione solo 0 e 1, se io voglio rappresentare altri numeri, devo inventarmi un modo. Quindi lo 0 è facile, lo lasciamo a 0. L'1, 1, ce l'abbiamo. Con il 2 non abbiamo un simbolo per il 2 dentro un computer e abbiamo deciso di fare quello che faremmo normalmente con i numeri dallo 0 al 9. Che succede? Quando sono finiti i numeri, siamo arrivati al 9, noi cosa scriviamo? 1, 0, noi lo chiamiamo 10, ma in pratica stiamo dicendo, facciamo così, tu hai solo lo 0 o l'1, invece di una sola casella me ne prendi due e ci metti l'1 e lo 0, quindi abbiamo anche un modo per rappresentare il 3. E poi quando è ora di arrivare al 4 siamo di nuovo nello stesso problema di prima. E che facciamo? Facciamo questo. Usiamo una casellina in più e scriviamo così. Di conseguenza il 5 diventa questo, il 6 diventa questo. Adesso non voglio tediarvi tanto con il sistema binario. Diciamo che finché ci accontentiamo di rappresentare lo 0 o l'1, ci basta una casella. Nel momento in cui abbiamo bisogno di arrivare fino al 3, abbiamo bisogno di utilizzare due caselle. Con tre caselle arriviamo fino al numero 7 e poi dovremmo scrivere per il numero 8, dovremmo passare a quattro caselle e così via. Tra l'altro siamo arrivati al 7, ma se noi li contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con tre caselle abbiamo a disposizione 8 numeri, con due caselle abbiamo a disposizione 4 numeri, con una casella abbiamo a disposizione 2 numeri. Questo, guarda caso, corrisponde al numero 2 elevato a quel numero. 2 alla 1 fa 2. Abbiamo due posti con una casella. 2 alla 2 fa 4 ed è la situazione delle due caselle. Perché questo 2? Perché 2 sono i simboli che abbiamo a disposizione fin dall'inizio, 0 e 1. Quindi questi due simboli con due caselle abbiamo la possibilità di rappresentare 4 numeri. Con 3 caselle, 2 alla terza, avremo la possibilità di rappresentare 8 numeri. Possiamo quindi immaginare che con 4 caselle dovremmo riuscire ad arrivare a 16 numeri e così via. Come vedete, raddoppia a ogni passo. 2, 4, 8, 16. D'ora in poi sappiamo che basta raddoppiare. Qualcuno a un certo punto ha pensato che 256 fosse un numero abbastanza grande e allora ha detto: sapete cosa? Facciamo che nei computer distribuiamo
i numeri su 8 caselle. In questo modo riusciamo a rappresentare tutti i numeri fino al 256, che è abbastanza, lo consideriamo abbastanza. Quindi, mentre questi due, che sono la nostra unità minima di informazione, gli abbiamo dato il nome di bit, che è proprio il pezzettino più piccolo che ci sia, mettere vicino 8 di questi bit ci permette di rappresentare dei numeri più grandi fino a 256 e questa unità di misura l'abbiamo chiamata byte, che spesso è scritta con la maiuscola proprio per distinguerla. E quindi questo è anche il principale motivo per il quale esistono i gigabit, i gigabyte. In pratica i byte sono 8 volte i bit. Siamo riusciti a trovare il modo di mettere dentro al computer dei numeri, tutti i numeri che vogliamo, basta solo aumentare il numero di caselle. E come facciamo a inserire in un computer i testi? Beh, è stato facile, si è stabilito che proprio come in un codice segreto di quelli con i quali si gioca da bambini, a ognuna delle lettere è stato assegnato un numero. Facciamo che la A maiuscola è il numero 65, la B maiuscola è il numero 66. Tra l'altro sono stati messi in ordine alfabetico, così c'è anche la comodità. Le maiuscole vengono prima delle minuscole e questa si chiama tabella ASCII e è stato piuttosto facile mettere dentro i testi. Soprattutto con 256 caratteri si stava comodi, siamo riusciti a metterci tutte le lettere, tutti i numeri, c'è rimasto spazio in 256 caratteri per farci stare anche tutti i segni di interpunzione. Anzi, a dire il vero, per le lettere, per le cose base si sono usati solo la prima metà, quindi fino al 127. Gli altri sono stati riservati a simboli che si usano lingua per lingua, quindi magari in una lingua come il tedesco, dove c'è il simbolo della beta, c'è, in una lingua come il francese o l'italiano, dove c'è la sediglia, in altre lingue servono altri simboli. Quindi, insomma, era facile perché c'era una tabella a lettera corrisponde numero. I primissimi computer hanno usato lo stesso approccio, cioè hanno detto per ognuno dei colori diamogli un numero. E quindi, per esempio, io avevo un Commodore 64. E a ognuno dei colori che era rappresentabile aveva il suo numero, per cui come vedete c'è verde chiaro, blu chiaro, grigio 2, grigio 1 e ognuno aveva il suo numero. I caratteri erano 256, i colori all'inizio erano 16, questi sono i colori del Commodore 64. Ovviamente ogni computer all'epoca aveva la sua tabella di colori, c'erano computer in grado di rappresentare più colori, altri che ne rappresentavano di meno, però originariamente si era deciso di far proprio così, una tabella. Dammi il colore giallo, dammi il colore viola. È chiaro che in questo modo non si va granché lontano, di sicuro va bene finché abbiamo pochi colori, ma il nostro occhio è in grado di vedere milioni di colori e quindi dopo un po' si è visto che non si andava da nessuna parte. Per capire come funziona il colore, vediamo anche come funziona nella realtà prima di vedere come funziona dentro un computer. Allora, se noi abbiamo un faretto colorato che illumina, ci troviamo in una stanza che è completamente buia. Quando il faro è spento, c'è il buio più completo. Se accendo una luce rossa, vedrò il colore rosso. Se ho un'altra luce di colore verde, mostrerà del verde, ma se le mischio insieme e le accendo tutte e due, ecco qui le due luci si mischiano e danno origine al colore giallo. Se ora mi invento anche una luce blu, quando si mischia con la luce verde, otterrò questo colore che si chiama ciano. Quando si mischia con la luce rossa, otterrò questo colore che si chiama magenta. Quando si mischiano tutte e tre insieme, ottengo il bianco. Adesso qui non si nota molto perché le luci sono ancora debolucce. Ecco qui, adesso sono più forti e appunto, se ne sposto una, vedete in mezzo si crea il bianco. Notare che questi colori che vediamo nelle mescolanze tra solo due di questi tre colori, quindi tra il blu e il verde, abbiamo questo appunto che è il ciano. Tra il verde e il rosso abbiamo il giallo e tra il blu e il rosso si crea il magenta. Questi tre, fateci caso, sono i colori fondamentali che si usa invece nella pittura, perché nella pittura la cosa funziona all'incontrario. Noi abbiamo un foglio bianco e andiamo a dipingerci sopra togliendo luce, quindi non aggiungendola,
come in questa scena abbiamo dei faretti che illuminano. Su un foglio di carta avremo il foglio bianco e andremo a coprirlo usando questi altri colori. Comunque, questi sono i tre colori fondamentali con i quali funziona qualsiasi schermo: il blu, il verde e il rosso. Qual è l'idea? Se noi spegniamo un pochettino una luce, l'altra, riusciamo a ottenere tutti i colori esistenti. Fidatevi, regolandole tutte e tre, accendendone di più uno, di più l'altro, è possibile ottenere tutti i colori possibili. Ed è in questo modo che funzionano i selettori colori. Aggiungo un po' di rosso, aggiungo un po' di verde, aggiungo un po' di blu ed ecco che ottengo questo violetto. Abbasso il blu e torna un rosso. Se si alza il verde, torna un verde. Rimane il fatto che quando tutti i valori sono al massimo, ho il bianco e quando tutti i valori sono al minimo ho il nero. Ovviamente se scelgo lo stesso valore più o meno per i tre, rosso, verde e blu, ecco che ho un grigio che è scuro se di colore ne aggiungo poco ed è un grigio che invece è chiaro se di colore ne aggiungo tanto. Questa è proprio la teoria, però vedete questi qui che sono dei numeri con la virgola? Carino, da 0 a 1, da 0 a 1. Nella realtà abbiamo visto che nel computer bisogna fare delle scelte. Certo, possiamo salvare anche i numeri con la virgola, però la scelta che è stata fatta quando si è deciso di salvare i colori è stata questa, di utilizzare appunto un byte, quindi 8 caselle, per ognuno di quei tre valori. Di conseguenza, ognuna di quei tre colori, rosso, verde e blu, potrà avere solo 250 sfumature andando dal bianco al nero. Per i tre colori RGB abbiamo deciso di usare 8 bit per ciascuno, e un byte per ognuna di queste luci, 256 possibili sfumature dal nero fino al bianco per ciascuno. Quindi non sarà da 0 a 1, ma sarà da 0 a 255, dove 0 è il nero e 255 è il bianco. Ecco quindi spiegato il selettore colori classico di Photoshop, che appunto, come vedete, ha 255 come valore massimo per ognuno dei numeri. Non posso inserire un numero più alto di 255. Per i tre colori abbiamo a disposizione 256 per 256 per 256 possibilità. Il risultato è circa 16 milioni di colori, che è quel famoso numero che trovate sempre pubblicizzato, in grado di mostrare 16 milioni di colori. In realtà è banalmente questo calcolo qua, è pura e semplice matematica, sono dei colori teorici. Sono quelli, tra l'altro, che in Photoshop possiamo vedere nella palette dei canali. Infatti, se io clicco su rosso, ecco questa è l'informazione del rosso. Vedete che è completamente bianca dove nella mia immagine c'è il rosso pieno, nera dove non ho alcun rosso, e poi c'è il canale del verde che è invece presente solo dove c'è il verde, e il canale del blu che contiene le informazioni del blu. Il risultato della somma di questo è l'immagine totale. Tra l'altro, questa cosa degli scalini ha la sua importanza, dei 256 scalini, 256 sfumature possibili. Se io avessi, come in questo caso, un'immagine con delle sfumature leggere di uno stesso colore, nel momento in cui mi metto a fare delle modifiche all'immagine piuttosto intense, quindi magari aumento il contrasto e vado a modificare la mia immagine in maniera pesante, potrei cominciare a vedere degli scalini, perché appunto il canale del blu, come vedete qua, è quasi tutto riempito, è quasi fatto solo da bianco. Vale anche ovviamente per il canale del rosso e del verde. Ecco, su quello del rosso lo vediamo bene, che le 256 sfumature cominciano a essere pochine. E quindi qui comincio a vedere degli scalini, perché in effetti in alcuni casi potrebbero non essere molte le sfumature a mia disposizione. Questo avrà poi dei problemi più avanti, ma è un discorso leggermente separato. Andiamo a vedere quindi cosa succede. Io ho la mia bella immagine sul computer tutta colorata, fatta da tanti pixel che hanno ognuno un colore, e abbiamo visto che questo colore può essere rappresentato come quantità di inchiostri. Chiamiamoli inchiostri, in realtà sono luci rosse, verde e blu. Quindi magari nel cielo avrò una grandissima, come abbiamo visto, quantità di blu, mentre invece di rosso non ne avrò quasi, magari di verde ne ho poco poco. Nel caso dell'erba, invece,
Di rosso magari non ce n'è, di verde ce n'è tantissimo e di blu magari ce n'è un pochettino, dipende dalla tonalità dell'erba, insomma. Comunque, queste informazioni sono dei numeri che abbiamo visto appunto andare da 0 a 255. Cosa succede? Questo è il mio file all'interno del computer, però lo devo visualizzare su un monitor. E quindi cosa fa il computer? Spedisce queste informazioni al mio display, qualsiasi cosa sia. Ovviamente la stessa immagine può essere mandata a diversi device, uno può essere il telefono, uno può essere appunto lo schermo del vostro computer e quell'altra è la vostra Cintiq con la penna. È lo stesso file che viene mandato a più di un dispositivo. Il problema è che questi dispositivi sono diversi ed è quello il motivo che sta dietro all'intera gestione colori. Se noi guardiamo da vicino uno schermo di un qualsiasi dispositivo, è fatto esattamente da quella cosa che vi ho spiegato, cioè delle microscopiche lucine rossi, verdi e blu. Poi vi sto semplificando, però davvero ci sono queste lucine che si accendono per ognuno dei pixel presenti sullo schermo. Quindi, nella situazione più semplice, questi valori che sono scritti all'interno del file, vengono inviati ai pixel del dispositivo che verranno accesi esattamente secondo questa intensità. Questa è l'idea più facile. In realtà, appunto, non funziona così, ma c'è un buon motivo per il quale non funziona così. Perché cosa vuol dire accendi al massimo i tuoi LED, quindi che ne so, metti il rosso al massimo. Di questi dispositivi qualcuno ha delle lucine, dei pixel che spingono di più, che illuminano di più, qualcuno le avrà che illuminano di meno, qualcuno magari ha i blu che illuminano molto, ma magari i rossi che lo fanno di meno. Avremo dei monitor che arrivano fin qui, avremo dei monitor che arrivano fin qui e poi avremo dei monitor che sparano tantissimo e vanno a fare dei colori che gli altri non sono in grado di fare. Questi, diciamo, monitor co con i super LED li chiamiamo ad ampia gamma, wide gamut appunto, perché sono capaci di fare dei colori più brillanti dei monitor tradizionali. Per sapere se avete uno di questi super monitor, potete cercare wide gamut samples e trovate questo risultato. Su questa pagina potete vedere delle foto di esempio nelle quali si può vedere la fotografia in versione, diciamo, normale, come rappresentata da uno schermo normale, e poi cliccando su questa seconda versione in mezzo potete vedere la versione con i colori più brillanti. Fate le prove. Se cliccando sulla prima e sulla seconda foto vedete delle differenze in colori molto più brillanti, allora significa che avete sotto mano un display ad ampia gamma. La terza possibilità di cliccare vi mostra quali siano i colori che escono, che non sono presenti sui monitor normali. Se voi riuscite a vedere le differenze su questo sito, molto probabilmente state usando un display ad ampia gamma e questa è una buona notizia. E anche una cattiva notizia. È una cattiva notizia perché il display ad ampia gamma è quello nel quale vi troverete con questa situazione nella quale non corrisponde l'immagine che vedete in Blender, che la vediate sia nel render che nel viewport, non corrisponde a quello che poi vedete in Photoshop. Forse, come lo state vedendo adesso nel video, a voi pare corrispondere, perché ovviamente qua c'è anche da mettere in mezzo la compressione di questo video e anche proprio la codifica di questo video. Comunque vi assicuro che ai miei occhi c'è la differenza tra queste due immagini, che in realtà sono la stessa, solo mostrate da due programmi diversi. Su un monitor normale questa differenza non la vedreste. Vogliamo evitare questa situazione nella quale spara il rosso più che puoi, non significa nulla perché ognuno di questi display avrà un rosso diverso. Allora il funzionamento non è questo. I colori non vengono sparati direttamente al monitor, vengono passati attraverso un qualche tipo di gestione dei colori che conosce questi display e saprà dare dei risultati diversi per ognuno di loro a partire dai dati di partenza. Quindi cambierà le informazioni che ci sono nel file, le usa come base per poi effettuare una conversione verso il dispositivo che voi state utilizzando in quel momento. Perché questo meccanismo funzioni, sono importanti due cose: che questa gestione colori sia
abbastanza sicura di come sia fatto questo dispositivo e per queste cose professionalmente si utilizza i calibratori, però alcuni dispositivi possono anche avere già, si chiamano profili, il sistema di gestione colori ha un profilo per ognuno di questi dispositivi e quindi lo conosce, diciamo. Però bisogna anche capire come interpretare questi dati che stanno all'interno del file, perché anche chi ha fatto il file in qualche modo ha preso una decisione. Quando ha detto metti il rosso a manetta, metti il blu a manetta, stava guardando qualcosa che glielo mostrava. E quindi è importante che a questo file sia appiccicata un'etichetta che dice qual è lo spazio colori utilizzato dal creatore di questa immagine. Per farla semplice, lo spazio colori è uno spazio di coordinate di rosso, verde e blu, nella quale ci mettiamo d'accordo cosa significa 100% di rosso, 100% di verde, cioè dove stanno rispetto ai colori reali della vita reale questi 100%, questi 50%. Ce n'è diversi purtroppo, ce n'è tanti, ci sono dei motivi per i quali ce n'è diversi. L'immagine che ci si trova davanti più spesso è questa, dove questa grande forma a forma di unghia rappresenta i colori che il nostro occhio è in grado di vedere e questi triangoli sono alcuni degli spazi. E sono triangolari non per caso, perché appunto abbiamo tre coordinate. In realtà bisogna immaginarli in uno spazio tridimensionale. Comunque questa è una tipica rappresentazione degli spazi colore. Quindi a un certo punto qualcuno ha deciso che questo spazio colore più piccolo che vedete dentro, questo triangolino più piccolo, che è l'ITU-T BT 709, per farla semplice, noto come sRGB, era lo standard per tutti i dispositivi. Ci si doveva avvicinare il più possibile a questo. Tutti i costruttori di display dovevano in qualche modo cercare di fare in modo che il loro display corrispondessero a questo spazio colori. Poi il discorso più lungo prevederebbe anche un discorso sulle curve, perché i nostri occhi non hanno una maniera lineare di rispondere alla luce, cioè in pratica una differenza di luce della stessa quantità nei colori scuri la percepiamo diversa rispetto a una differenza della stessa quantità nei colori chiari e quindi ognuno di questi spazi colore prevede non solo questa cosa della gamma, ecco, ma prevede tutta un'altra serie di elementi. Io comunque adesso volevo limitarmi a questo perché non voglio fare il discorso troppo difficile. Questo spazio colore REC 709 o sRGB è lo spazio colore che si è deciso per anni che doveva essere uno standard. Notare che è stato deciso quando i monitor a cristalli liquidi neanche esistevano ancora. È il più limitato di tutti quelli possibili. Qua ne vediamo rappresentati tre. Quello intermedio, è il DCI-P3, quindi quello dell'iPad, per capirsi. Ricordate che l'iPad prometteva ampia gamma cromatica P3, significa che è in grado di mostrare questa quantità di colori, mentre invece l'ITU-BT 2020 è quello più ampio ed è il prossimo standard. Tutti i film sono già girati in questo nuovo standard da anni e quindi questo andrà a sostituire piano piano l'sRGB su tutti i dispositivi. Molti dispositivi sono già in grado di arrivare quasi lì. Questa, per esempio, è una rappresentazione tridimensionale dello spazio di colori rappresentabile dalla Cintiq rispetto allo spazio colori sRGB che è quello in grigio all'interno. È capace di rappresentare molti più verdi, però in qualche modo su alcuni colori dello spazio sRGB, la mia dopo la calibrazione, non ci arriva perché questo spazio grigio vedete che esce, quindi è molto più ampia dello spazio sRGB, ma non è che riesca a coprirlo del tutto per forza. Ora quindi dovreste avere abbastanza elementi per capire come interpretare queste informazioni. Ecco quindi che se un iPad ci dice che copre lo spazio colore P3, vuol dire che riesce a rappresentare i colori in questo triangolo. Quando invece vediamo la Cintiq che ci dice 99% di Adobe RGB, significa che copre Adobe RGB, che è un pochino più piccolo del BT 2020, diciamo, comunque è nello stesso ordine di grandezza più o meno del DCI-P3, ma leggermente spostato. Invece, per esempio, qua quest'altro dispositivo, la Canvas della Huion, ci dice che ha 120% sRGB, quindi vuol dire faccio meglio dell'sRGB,
Però sono più grande, ma in qualche modo non dichiarano di assomigliare a un altro di questi spazi, quindi probabilmente è più ampio, ma va a sapere in quale direzione, insomma. Questo ha dei risvolti fastidiosi, che sono i motivi degli errori visti all'inizio. Eccoci quindi a spiegare la ragione dell'inghippo. Se il vostro display è normale, quando gli si chiede metti a manetta tutti i colori, si ottiene il bianco che vedete qua in mezzo, ma se avete un display ad ampia gamma, quando gli si dice mettete a manetta tutti i colori, ottenete dei colori diversi, ben più forti. Vale ovviamente per ogni singolo colore, non solo per il bianco. Che succede? Che quindi per anni lo standard è stato questo, e lo è ancora in realtà, sRGB. Se adesso sempre di più cominciamo a comprare display buoni, finalmente saranno display di questo tipo. Tornando a questa situazione qua, se noi non informiamo la gestione colori che sta trattando con un display particolare, la gestione colori, se noi la ignoriamo, cosa fa? Si comporta nel modo standard. Spedirà fuori informazioni di accensione dei pixel relative allo spazio colore sRGB. In mancanza di qualsiasi altra informazione fornita da voi, i sistemi operativi danno per scontato per ora che questi dispositivi siano dispositivi di tipo sRGB. E quindi, nel momento in cui hanno a che fare con un'immagine, per esempio, appunto con l'etichetta sRGB, e quindi sappiamo che è quello, prendono, sto semplificando ovviamente, però prendono questi valori e dicono: ah, l'immagine è in sRGB, il dispositivo lo è, e allora non serve la gestione colori, posso passare direttamente al monitor i valori come sono, la tabella di conversione non serve, i valori sono esattamente gli stessi. Ripeto, abbiano pietà di me quelli che se ne intendono e sto cercando di semplificare le cose. Noi, anche se decidiamo di ignorare la gestione colori non ignorerà noi. Blender è un programma che, come tanti altri, dà per scontato che il display sia un display di tipo sRGB. E quindi lo tratta come tale. Voi scegliete per il vostro oggetto il colore rosso al 100%, verrà sparato al 100% credendo di avere a che fare con un display sRGB. Ma siccome incontra, nel mio caso, la Cintiq, che è un display invece in grado di dare colori molto più ampi, questa informazione arriverà alla Cintiq del tipo metti a manetta il tuo rosso, ma il rosso della Cintiq a manetta è più forte. E quindi i colori che io vedo, quindi dentro a Blender e dentro al render, quando premo render, è per quello che sono diversi. Perché invece Photoshop dà per scontato che l'immagine sia di tipo sRGB per davvero. E quindi quando riceve le informazioni di questo rosso fortissimo, lui sa, Photoshop è un programma che conosce le caratteristiche della Cintiq e dà per scontato che le immagini che non hanno alcuna etichetta siano in sRGB. E però sa di avere a che fare con una Cintiq e quindi diciamo smorza i colori, gli manda il colore corretto, non 100% rosso, gli manderà, che ne so, 98% perché sa che la Cintiq può fare di meglio e quindi se gli dà 100% otterrà un colore sbagliato. Per cercare di farlo giusto e quindi lo smorzerà. Il colore giusto in sRGB è quello che vedo in Photoshop. Ma qual è il problema? Che io l'ho creato dentro a Blender. E l'ho creato sbagliato. Quindi io fin da subito qui ho fatto delle scelte con i miei occhi sbagliate. E questo è anche il motivo per il quale spostando questi due file tutti e due sull'altro monitor, come mi avete visto fare, le differenze non ci sono più. Perché? Perché non essendoci più un display ad ampia gamma, ma un display normale, Blender comunque manda l'informazione rosso 100%. Ma il display in questa immagine di Blender non sarà in grado di spararla al punto nel quale la sparava la Cintiq e quindi me la mostrerà più giusta, semplicemente perché non ce la fa a mostrare questo tono di rosso e di verde. Photoshop invece continuerà a fare correttamente il suo lavoro e a convertire l'immagine nello spazio sRGB, che però guarda caso è proprio lo spazio del monitor, più o meno, sto semplificando sempre. Però è per quello che spostati su un monitor non ad ampia gamma, queste due immagini saranno uguali. Da qui il paradosso, lavoro su un dispositivo migliore, ma ottengo risultati peggiori perché
ho questa discrepanza che non avrei avuto con un dispositivo di bassa qualità. Tocca aggiungere un ulteriore problema, che Blender, quando salva i file, non ci mette l'etichetta. Non ci scrive sopra sRGB. Perché? Perché tanto lui lavora solo con quello, dà per scontato che lo sia, e quindi nei file salvati da Blender questa etichetta non c'è. Sono file, come si dice, untagged, senza profilo colore. E questo è ancora più grave, non dovreste mai avere dei file senza profilo colore. Photoshop ha appunto delle impostazioni di colore che dicono: lo spazio colore sRGB è quello che ti va di usare sempre, però vedete qui c'è come mi comporto quando apro un documento che non è nel profilo colore a me preferito. E di solito c'è scritto preserve embedded profiles, cioè se trovi un certo un file fatto con un profilo diverso da quello che piace a me, che è questo qui, allora mantieni quello che c'è. Ma vedete, qua c'è anche missing profiles ask when opening e non è spuntato. Quindi nei file che non hanno l'etichetta, Photoshop non mi chiede niente, ma li tratterà come fossero sRGB. Questo è il motivo per il quale i colori non tornano tra Blender e Photoshop, perché Blender ha supposto un sRGB sbagliando e mostrandomi degli altri colori sui quali io ho fatto le mie scelte, però poi quando ha salvato il file non ha messo nessuna etichetta. E siccome non ha messo nessuna etichetta, Photoshop, aprendolo, ha dato per scontato che si tratti di un file sRGB. E quindi me l'ha mostrato smorzato sul mio monitor, ovviamente. E questo spiega anche la differenza con Clip Studio. Anche Clip Studio ha le sue preferenze di gestione colore, solo che per esempio in Clip Studio io come profilo preferito ho inserito, l'ho fatto apposta anche in questo esempio, Adobe RGB, che è uno spazio più ampio. Quindi quando io ho realizzato questa illustrazione in Clip Studio, il profilo che ho usato è più ampio e quindi ho potuto usare tutti i colori che la mia Cintiq può mostrare. E li ho usati coscientemente perché li vedevo. E Clip Studio, quando ho fatto l'esportazione del file, ci ha messo l'etichetta. Ha messo l'etichetta Adobe RGB, uno spazio più ampio. Di conseguenza, quando apro il documento in Photoshop, Photoshop ci legge l'etichetta, che si tratta di Adobe RGB, e me lo mostra correttamente. Ecco perché sulla Cintiq questi due file sono uguali, mentre non lo erano gli altri due, anche se avevo aperto appunto con Clip Studio anche il file di Blender. Clip Studio non me lo mostrava come Photoshop, Clip Studio lo mostrava come Blender. Quindi a sinistra Blender, in mezzo Clip Studio, a destra Photoshop. L'unico diverso è Photoshop. Perché? Perché questa immagine di Blender non ha etichetta. E Clip Studio è impostato perché di fronte ai file senza etichetta supponga che siano nello spazio Adobe RGB, che è uno spazio ampio, mentre invece Photoshop è impostato perché di fronte a un file senza etichetta supponga che si tratti di un file in sRGB, quindi uno spazio stretto. Spero in questo modo che si sia capito il perché del problema e soprattutto, come vedete, anche se voi non vi interessate di queste cose, dite, boh, non me ne interesso, ecco che comunque non si capisce il comportamento del programma, che di fronte ad alcuni file Photoshop e Clip Studio mostravano il file diverso, con altri me l'hanno mostrato uguale. Se voi non sapete cosa sta succedendo dietro le quinte, non fate altro che andare a casaccio e finché siete sul vostro e vi fate le immagini per voi non c'è nessun problema, però quando cominciate a mandarle a qualcun altro che poi le userà, potreste trovarvi con delle sorprese fastidiose. Il lato fastidioso è che è sbagliato Blender o anche Clip Studio, se non l'avete configurato, fin da subito, cioè voi lo aprite, lavorate e create vedendo dei colori che non sono corretti, che sono più sparati di quelli che in realtà state scrivendo sul file. Il software non sa che voi state guardando dei colori sbagliati, lui suppone che li vediate in un altro modo e quindi salverà il file con sicurezza, con fiducia. Mentre voi con i vostri occhi avete visto qualcosa di diverso e avete fatto delle scelte diverse. C'è ovviamente il modo di gestire il colore anche in Blender, non è così facile, non posso spiegarvelo in questo video, però per esempio, è possibile impostare una trasformata qui di colore in maniera tale che Blender sappia che io sto guardando tutto attraverso una Cintiq e mi regoli nel viewport
di conseguenza i colori. Poi, tra l'altro, bisogna fare attenzione comunque prima di salvare, di tornare in modalità standard, salvare il documento e poi andare a metterci il tag, l'etichetta con Photoshop o con un altro programma in grado di farlo, perché purtroppo Blender comunque salva dei file senza alcun tag. Però almeno posso andare a impostare Blender perché mi mostri dei colori giusti e adesso i due file corrispondono. Quello che vedo in Photoshop lo vedo anche in Blender e quindi posso creare con sicurezza. Dopodiché, appunto, rimane il problema di mettere l'etichetta per proseguire con le altre fasi. I vari dispositivi che stanno uscendo hanno gli schermi sempre migliori, risoluzioni sempre più alte, ma soprattutto, vedete, questo è il tablet della Samsung, il modello basso DCI-P3, come avevamo visto per l'iPad. Il modello di qualità più alta, NTSC, che è anche questo un altro spazio colore, quello della TV americana. Tutti quanti usano intanto degli spazi colore diversi per riferirsi e questo non è comodo. Quindi appunto 120% sRGB che non si sa da che parte è allargato. Però il concetto è chiaro che tutti i nuovi dispositivi piano piano avranno degli schermi sempre sempre migliori. L'ampia gamma sta diventando uno standard. Fino a un paio d'anni fa, quello che consigliavo a chi colorava o creava in digitale era lasciate perdere gli schermi ad ampia gamma, o comunque lasciate perdere, se sapete cosa state facendo, prendeteli, ma se non volete occuparvi di gestione del colore, prendete uno schermo a bassa gamma sRGB buono, ma con la gamma bassa, perché di tutti i possibili spazi colore esistenti, quando si, per esempio, si va su carta, lo spazio colore rappresentabile è diverso. Qua è questa figura in viola scritta Swap CMYK. Poi, ovviamente, ogni carta, ogni inchiostro è diverso, come al solito, sto semplificando. E lo spazio colore della carta, della stampa, era uno spazio colore più ampio di sRGB su questi toni qua, su questi azzurri e su questi verdi, riusciva a rappresentare dei colori che non stavano nell'sRGB. Però in qualche modo aveva anche questa parte qui, invece, nella quale dei verdi che nell'sRGB ci sono non possono essere stampati e allo stesso modo questi violetti possono essere visti su un monitor anche di bassa qualità ma non stampati. Prendere un display ad ampia gamma, Adobe RGB, vedete questo qua arancione, era lo spazio considerato standard appunto per i fotografi una volta, proprio perché era abbastanza ampio da comprendere anche lo spazio della stampa. Per un fotografo che deve avere a che fare con immagini che arrivano dalla realtà è importante. Importante avere uno spazio ampio. Invece, per un creatore di immagini, prendere uno spazio sRGB, certo, era limitante dal punto di vista della scelta di alcuni colori, però garantiva, di non doversi preoccupare di tutto quello che vi ho spiegato finora, di poterlo anche ignorare e riuscire comunque, se il display era decente, con un minimo di calibrazione, a avere dei risultati accettabili. E poi, siccome il creatore se li sceglie i colori, se lui non li può vedere sullo schermo, questi qui dello spazio, se non li vede, non li sceglie. Che c'è di male? È un limite, però non può sbagliare, sono semplicemente colori che non sceglie. Si poteva sbagliare solo in questa parte di triangolino qui, quelli vedibili ma non stampabili. Al giorno d'oggi, invece, dobbiamo pensare che siamo andati verso questo spazio Adobe RGB e anzi, il nuovo standard, come vi dicevo, è il BT2020, che è questo qua grande. Anche perché i televisori che abbiamo adesso hanno High Dynamic Range, quindi riescono a mostrare dei colori molto più brillanti. Insomma, il mondo è cambiato, gli schermi sono migliori, molto migliori dal punto di vista dei colori, e quindi anche noi che creiamo contenuti dobbiamo pensare che la carta adesso è uno spazio molto più limitato di quello che davvero abbiamo a disposizione per esprimerci, ma soprattutto dobbiamo tener conto che i prodotti di alta gamma, quindi quelli pensati per i creatori, dalle Cintiq agli iPad, ormai cominciano ad avere uno spazio ampio e quindi noi dobbiamo tenerne conto quando lavoriamo, perché altrimenti ci troviamo nella situazione di scegliere dei colori credendo di vedere certe cose e poi invece stiamo vedendo dei colori sbagliati perché il nostro software non è stato informato che il dispositivo è ad ampia gamma. Chiudo con un'altra cosa alla quale va prestata attenzione. Abbiamo parlato delle 256 sfumature con 8 bit e vanno benissimo per rappresentare un certo numero di colori sono abbastanza da non vedere delle fasce,
Ma che succede se io le spalmo su una lunghezza più ampia? Comincerò a vedere gli scalini. Io ora ve li esagero, però il concetto è questo, che mentre prima avevo una quantità stretta e quindi la mia sfumatura era accettabile, rimaneva ancora una sfumatura a meno che non andassi a vederla da vicino. Se io spalmo gli stessi scalini su una lunghezza maggiore, il risultato è che questi scalini si noteranno. E abbiamo detto finora che i nuovi spazi colore sono ben più ampi di quelli vecchi. Nei nuovi spazi colore, usare 256 scalini su una distanza che è più ampia non va più molto bene, cominciano a essere troppo pochi. E questo è il motivo per il quale ci si sta spostando verso delle immagini che utilizzino non più 8 bit per canale, ma 16 bit per canale, quindi il doppio. Con 16 bit per canale noi riusciamo a rappresentare non più 256 sfumature, ma circa 65.000 sfumature per ogni colore. In cambio però ogni colore occuperà 2 byte. Ecco quindi che potremmo avere con 16 bit per ognuno dei canali 65.000 per 65.000 per 65.000. Si tratta di una quantità di colori enorme, 300.000 miliardi di colori, quindi ce n'è più che abbastanza. Però qual è il problema? Che ogni pixel che prima occupava 3 byte, e per farla semplice, perché in realtà poi spesso abbiamo anche altri canali, comunque insomma, stiamo raddoppiando la quantità di informazione. Lavorare a 16 bit quindi vuol dire anche che i file occupano molto più spazio su disco e anche in memoria. Ciò significa che serviranno computer con memoria maggiore, computer con processori più veloci e così via. Non è che siano una novità le immagini a 16 bit, è da un pezzo che si può decidere di salvarle e di utilizzarle a 16 bit, però è per dirvi che se lavorate su uno spazio di colore ampio e prevedete di fare molte modifiche successivamente, perché se l'immagine rimane più o meno la stessa, bastano e avanzano gli 8 bit, li abbiamo usati per anni. Il problema avviene quando si vuole fare modifiche successive, e quindi a quel punto potrebbero cominciare a vedersi le scalettature per via dei ritocchi che si fanno dopo. In tal caso, se state lavorando ad ampia gamma e quindi con gli spazi colore Adobe RGB, DCI P3, Rec 2020, è consigliabile utilizzare 16 bit perlomeno fino a quando non siete arrivati alla fine, e poi potete anche salvare il documento finale a 8 bit, ma nelle fasi iniziali meglio 16 se siete abbastanza maniaci della qualità. Ok, quindi all'atto pratico cosa fare? La cosa migliore sarebbe configurare Blender per la gestione colori in maniera da poter avere qui la possibilità di scegliere una trasformata colore che vi faccia vedere la scena per quella che davvero è. Però, siccome questa procedura è piuttosto complicata e non ne uscite senza un colorimetro e senza un paio di altri software, non riesco a spiegarvela in questo video. Facciamo finta di non avere questa situazione. Questo è Blender normale, questi colori sono sparati. Abbiamo detto che sono sbagliati. Purtroppo noi lavoriamo così, abbiamo realizzato la nostra scena così. La renderizziamo, la salviamo, magari appunto se pensate di andare a fare delle modifiche dopo possiamo anche scegliere 16 bit. Abbiamo quindi un file d'immagine non taggato, cioè non contiene nessuna informazione su come è stato fatto e quindi qualsiasi visualizzatore che ce lo mostra sbaglierà in qualche modo. Però sappiamo noi che cosa abbiamo utilizzato, quindi lo apriamo in Photoshop. È sbagliato che Photoshop lo interpreti come sRGB. In assegna profilo, attenzione, assegna non conversione, noi non dobbiamo convertire i colori, dobbiamo semplicemente dire a Photoshop guarda che purtroppo è in un altro formato, non è in sRGB, ma dovete scegliere il profilo del vostro monitor, quindi scegliete profilo e dall'elenco scegliete il profilo del monitor nel quale l'avete fatto. Se avete un calibratore, avrete il vostro profilo. Se non ce l'avete, scegliete almeno qualcosa che gli vada vicino. Guardate le specifiche sul sito del produttore e magari appunto questa è una Cintiq e
E magari scegliete Adobe RGB, che è quella che gli va più vicino. Di sicuro è meno sbagliato. Se avete il profilo vero e proprio del vostro display, tanto meglio. Assegnato il profilo del monitor, adesso il file è giusto, nel senso che il file adesso contiene l'informazione: sono stato disegnato per questo monitor. In realtà, comunque, se noi abbiamo usato delle texture all'interno in Blender, lui ha dato per scontato che fossero sRGB, quindi il discorso sarebbe più complesso, però questo è il metodo più semplice per uscirne se non avete la gestione colori nell'altro programma col quale avete cominciato. Vedete quassù che c'è un secondo asterisco? Photoshop mi sta dicendo: bene, questo documento è in un profilo che non è quello che tu usi di solito. A questo punto vi conviene, se volete spedirlo ad altre persone, fare converti in profilo. Lo andiamo a convertire in sRGB e quello che succederà è che l'immagine viene finalmente smorzata. Ovviamente, se deve entrare nell'sRGB, che è una scatola più piccola, i colori dovranno per forza adattarsi a questa scatola più piccola. Se invece noi vogliamo che questi colori rimangano belli ampi, scegliamo la conversione in uno spazio di colore ampio, ma in uno spazio standard, non in quello del monitor. Quindi, per esempio, scegliamo Adobe RGB. L'anteprima cambia già. Convertendolo in Adobe RGB è un formato standard, se lo mandate a qualcuno lo visualizzerà bene. Sappiamo anche che siamo a 16 bit, per cui anche se noi andiamo a esagerare delle modifiche dove ci sono delle sfumature, non vedrò comunque delle scalettature, rimarranno sempre delle belle sfumature. Quando avete finito tutto, potete fare Image Mode e da 16 bit potete tornare a 8. In questo modo l'immagine occupa meno posto e se andate a salvarla in un altro formato e per esempio volete fare un JPEG perché la mandate a qualcuno, assicuratevi, vedete, di spuntare questo ICG profile. Se voi lo spuntate, Photoshop in questo nuovo file inserirà e ora nella cartella ho due file, quello originale e quello modificato. E però quello modificato il visualizzatore lo mostrerà giusto perché il profilo c'è. Mentre invece con Krita, che io sappia, anche se si va nelle proprietà dell'immagine, viene indicato questo sRGB che ovviamente è stato scelto a caso, visto che questa immagine appunto non è taggata. Però ho notato che anche se si cambia il profilo, e quindi se scelgo Cintiq, scelgo Adobe, l'immagine non cambia. E quindi se io premo ok, in realtà non cambia niente, quindi che io sappia riesco per ora solo con Photoshop ad assegnargli un profilo. Per cui il procedimento purtroppo dovrebbe essere di utilizzare Photoshop per assegnare un profilo, il profilo corretto all'immagine, come abbiamo fatto un attimo fa, assegna, che ne so, appunto Adobe, salvare il file, tornare in Krita e aprirlo e questa volta lo vedrò giusto perché il file ha il tag giusto dentro. Infatti lo vedete sotto Adobe RGB è scritto giusto, Krita lo ha letto. Non so se c'è un modo con Krita per mettergli il tag che gli manca. Ci sono casi ancora peggiori, dipendono dalle app queste cose. Questo documento l'ho fatto con Infinite Painter sul mio telefono, ha uno schermo ad ampia gamma. Le stesse applicazioni sono anche sul tablet, per cui se utilizzate un iPad con Procreate, con Infinite Painter, un tablet, dovete dare un'occhiata a quello che fa. Se i colori con un visualizzatore che è capace di leggere i profili, come appunto il visualizzatore di Windows o questo XNView, vi appaiono più smorti di come li vedevate, vuol dire che in qualche modo qualcuno ha aggiunto l'informazione sRGB al file. Apro questo file in Photoshop, Assign Profile, scopro che questa immagine ha già un profilo che si chiama sRGB, così genericissimo, ed è sbagliato, nel senso che l'applicazione lo ha creato su un dispositivo ad ampio spettro, me l'ha lasciato creare in quel modo e dopo quando l'ha salvato ed esportato ha messo il tag sRGB, un tag completamente sbagliato, per cui dopo quando io lo apro in un'applicazione intelligente come Photoshop che legge questo tag e smorza tutti i colori dell'immagine rendendoli diversi da come io l'ho fatta. Questa
Quindi quello che devo fare io qui è scegliere il profilo giusto, cioè oltre alle immagini non taggate, il problema sono quelle taggate male, come questa. Se io invece vado a scegliere Adobe RGB, eccolo qua che il file è più simile a come lo avevo fatto sul telefono. La cosa migliore sarebbe, come al solito, avere qui il profilo del dispositivo vero e proprio, del vostro iPad, del vostro telefono. Se non ce l'avete, andate con quello più vicino. Comunque il risultato, scegliendo Adobe RGB, è meglio che non con sRGB. Questo è più simile a quello che io vedevo sul mio telefono. Quindi ricordatevi che c'è anche questo caso qui di applicazioni che lavorano su uno schermo ad ampia gamma e poi quando fate esporta o salva infilano un tag sRGB completamente sbagliato. Poi voi lo aprite su programmi più seri e li vedete male. Quindi dovete venire qua e assegnargli voi, perché avete ormai capito come funziona, il profilo vero e proprio e quindi magari appunto gli assegno Adobe RGB e dopo, eventualmente, quando ho fatto tutte le modifiche e tutto quanto, allora magari prima di spedirlo o di pubblicarlo su internet farò una conversione in sRGB perché se lo pubblico su internet voglio essere sicuro che tutti vedano la stessa cosa, posso anche decidere alla fine di fare una conversione in un profilo più piccolo, ecco. Però sarebbe un peccato che abbiate una Cintiq ad ampia gamma, un iPad ad ampia gamma, lavorate con l'iPad, ve lo portate in Photoshop e poi continuate a lavorare con dei colori sbagliati e vi perdete tra l'altro i colori che avevate già fatto di là. Con Clip Studio la cosa è un po' diversa, perché in Clip Studio potete utilizzare un unico profilo con il quale lavorate, che è quello che indicate qua sotto le preferenze, è l'unico nel quale lavorate, quindi dovete in base al vostro monitor, se sapete di avere un monitor a bassa gamma, scegliete di lavorare in sRGB, mentre invece se avete un monitor ad ampia gamma, usate o il profilo del monitor o Adobe RGB, lavorate in questo modo e poi sarà nel momento in cui fate l'esportazione, tra le impostazioni avete la possibilità di fare embed ICC profile e quindi verrà inserito in uscita il profilo che voi avevate indicato nelle preferenze. In particolare, questo è utile nel momento in cui qua magari cambiate e da RGB andate a esportare in ciano magenta. Allora, in quel caso, Clip Studio farà la conversione dallo spazio colore RGB che avevate messo nelle preferenze, lo porterà verso ciano magenta e farà l'embedding del profilo giusto. Mi dispiace di avervi tediato con un video così lungo e con tutta questa teoria. Certe cose sono proprio difficili da capire se non si parte dalle basi. Allora, chiedo scusa sia a quelli che già le cose le sapevano, sia a quelli che le sapevano molto meglio e molto più precisamente di quanto le ho spiegate io, che ho cercato di mantenere un approccio molto pratico e casereccio, se vogliamo, però in qualche modo di cercare di farvi capire i concetti base a costo di dirvi anche delle cose leggermente sbagliate, ma più comprensibili. Queste cose le si sa un po' tutti, però poi devo ammettere che la parte di gestione colore tutti quanti preferiamo ignorarla perché effettivamente è difficile. Anche solo limitandoci a creo una scena in Blender, la ritocco in Photoshop e la pubblico online, se abbiamo a che fare con dispositivi moderni, sia tra chi ci guarda online, sia tra noi che creiamo, dobbiamo cominciare a preoccuparci di queste piccole cose se siamo dei creatori che ci tengono alla qualità. Ma anche se siete tra i tanti che magari semplicemente utilizzano un tablet per disegnare, che sia un iPad, che sia Samsung, che sia anche un Surface, perché anche quelli, ormai gli schermi sono tutti quanti così. Ricordatevi quindi che state creando con un dispositivo che riesce a mostrare una quantità di colori che non è normale, diciamo, e quindi i vostri file, quando vengono spostati, se riuscite a controllare bene questa cosa di in che profilo li ho creati e dove mi sto spostando per andare a mostrarli, riuscirete sicuramente a essere meno sorpresi dei risultati quando qualcuno vi mostrerà delle stampe o li vedrete pubblicati anche in digitale. Molto probabilmente i dispositivi sRGB tra un po' ci daranno l'impressione di questi del Commodore o delle prime console che all'epoca ovviamente sembravano non plus ultra, adesso ci siamo abituati
a vedere molto meglio. Tocca in qualche modo avere a che fare con queste nuove caratteristiche anche per sfruttare appieno tutte queste capacità che una volta, quando avevamo a che fare con gli schermi degli anni 90 e la sola carta, potevamo anche un po' ignorare. Volevo dare un'infarinatura, rendere queste cose più semplici da capire, o comunque non si rimane con questo enorme punto di domanda sulla testa, ma chissà se quando apro il file da un'altra parte lo vedrò come l'ho fatto, lo vedrò diverso. Magari un po' alla volta si riesce ad entrare in questi argomenti. In tutto questo discorso non ho neanche toccato l'argomento calibrare il monitor, perché queste cose vengono prima, sono dei concetti che devono essere applicati ben prima di parlare eventualmente di calibrazione del display. Si tratta proprio delle basi, il colore digitale nelle sue radici e nelle sue basi. Spero di esservi stato utile, grazie e alla prossima occasione.